Mentre tornava in città, lungo la cornice del colle, incontrò un uomo di grande apparenza, seduto su un cippo della strada, accanto al suo cavallo morto. Il marchese fece fermare la carrozza e solo quando l'uomo si alzò in piedi, riconobbe il licenziato Abrenuncio de Sá Pereira Cao, il medico più importante e controverso della città. Era preciso identico al re di bastoni. Portava un cappello dalle larghe tese per il sole, stivali da cavallerizzo, e la cappa nera dei liberti letterati. Salutò il marchese con una cerimoniosità poco consueta. Benedictus cui venit in nomine veritatis, disse. Il suo cavallo non aveva resistito alla discesa giù per la stessa china salita al trotto e gli era scoppiato il cuore. Nettuno, il cocchiere del marchese, cercò di togliergli la sella. Il padrone lo dissuase. A cosa mi servirà la sella se non avrò una bestia da sellare? Disse. Lasci che marcisca con lui. Il cocchiere dovette aiutarlo a salire sulla carrozza per via della sua corpulenza puerile. Il marchese gli usò il privilegio di farlo sedere alla sua destra. Abrenuncio pensava al cavallo. È come se mi fosse morta metà del corpo, sospirò. Nulla è facile da risolvere quanto la morte di un cavallo, disse il marchese. Abrenuncio si animò. Questo era diverso, disse. Se avessi i mezzi lo farei seppellire in terra benedetta. Guardò il marchese in attesa della sua reazione e terminò. In ottobre aveva compiuto 100 anni. Contemplò dal finestrino il mare in letargo nel tedio delle 4 e si rese conto, col cuore oppresso, che erano tornate le rondini. Non si levava ancora la brezza. Un gruppo di bambini cercava di catturare a sassate un pellicano smarrito su una spiaggia pantanosa e il marchese lo seguì nel suo volo in fuga finché non si perse fra le cupole raggianti della città fortificata. La carrozza entrò nella cinta delle mura della porta di terra della Media Luna e Abrenuncio guidò il cocchiere fino a casa sua attraverso il turbolento quartiere degli artigiani. Non fu facile, Nettuno era un vecchio di 70 anni, eppure indeciso e a corto di vista. Ed era abituato che il cavallo procedesse da solo per le vie che conosceva meglio di lui. Quando infine ebbe trovato la casa, Abrenuncio si congedò sulla soglia con una sentenza di Orazio. Non so il latino, si scusò il marchese. Come se ne avesse bisogno, disse Abrenuncio. E lo disse in latino, naturalmente. Il marchese rimase così impressionato
che il suo primo gesto tornando a casa fu il più strano della sua vita. Ordinò a Nettuno di ritirare il cavallo morto sul colle di San Lazzaro e di seppellirlo in terra benedetta, e il giorno dopo, molto presto, di mandare a Branuncio il miglior cavallo della sua scuderia. Il marchese sembrava negato per la musica. Si diceva, alla maniera dei francesi, che aveva mani da artista e orecchio da artigliere. Ma fin dal giorno in cui sballarono gli strumenti, fu colpito dalla tiorba italiana per la stranezza della sua doppia tastiera, la vastità del suo diapason, il numero delle sue corde e la sua voce nitida. Donna Olalla si applicò a fargliela suonare bene quanto lei. Passavano le mattinate strimpellando esercizi sotto gli alberi del giardino, lei con pazienza e amore e lui con una testardaggine da spaccapietre, finché il madrigale rassegnato non si arrese loro senza dolore. La musica migliorò l'armonia coniugale al punto che Donna Olalla si azzardò a fare il passo che le mancava. Una notte di bufera, forse fingendo una paura che non provava, andò nella camera del marito intatto. «Sono padrona della metà di questo letto», gli disse, «e sono qui per questo». Lui si incaparbì sulle sue posizioni, sicura di convincerlo con la ragione o con la forza, lei si incaparbì sulle proprie. La vita non concesse loro abbastanza tempo. Il 9 di novembre stavano suonando un duo sotto gli aranci, perché l'aria era pura e il cielo alto e senza nuvole, quando un fulmine li accecò, un rombo sismico li squassò e Donna Olalla cadde fulminata dalla saetta. La città terrorizzata interpretò la tragedia come una deflagrazione della collera divina per una colpa inconfessabile. Il marchese ordinò funerali da regina, nel corso dei quali si mostrò per la prima volta con i taffeta neri e il colore macilento che avrebbe portato per sempre. Al ritorno dal cimitero lo sorprese una nevicata di colombe di carta sugli aranci del giardino. Ne acchiappò una a caso, la disfece e lesse: «Quel fulmine era mio». Prima che il novediale fosse finito, aveva fatto donazione alla Chiesa dei beni materiali che avevano sorretto la grandezza del maggiorasco: una tenuta per l'allevamento del bestiame a Mompox e un'altra ad Aiepel, e 2.000 ettari a Mahtes, a solo 2 leghe di qui, con diverse mandrie di cavalli da monta e da passeggio,
una tenuta agricola e il miglior frantoio della costa caraibica. Tuttavia, la leggenda della sua fortuna si fondava su un latifondo immenso e ozioso, i cui confini immaginari si smarrivano nella memoria, al di là dei pantani di La Guaripa e degli arenili di La Purezza, fino alla foresta di mangrovie di Urabà. Le uniche cose che conservò furono la dimora padronale, col cortile della servitù ridotto al minimo, e il frantoio di Maates. A Dominga de Adiviento affidò il governo della casa, al vecchio Nettuno mantenne la dignità di cocchiere che gli aveva concesso il primo marchese e lo incaricò di vegliare sul poco che rimaneva della scuderia domestica. Per la prima volta solo nella tenebrosa dimora dei suoi avi riusciva a stento a dormire al buio, a causa della paura congenita dei nobili creoli di venire assassinati dai loro schiavi durante il sonno. Si svegliava d'improvviso, senza sapere se gli occhi febbrili che si affacciavano dal lucernario erano di questo mondo o dell'altro.